Benvenuti da Mac21 nella presentazione del Masterclass Introduce Max 2014 dedicato ad Array Materials. Il Masterclass è il volume 2, è composto da 36 lezioni per 4 ore e 45 minuti, dove analizzeremo tutti gli Array Materials. Questa è la seconda versione del Masterclass aggiornata alla release 2014 con le nuove funzioni che sono state integrate in Array 3.1. Nel masterclass quindi vedremo tutti gli array materials in relazione alla loro struttura. Array Material è un plugin che vedremo come installare all'interno di 3ds Max, che ci dà la possibilità di estendere i materiali in array in relazione a tutti questi rollout che sono presenti. All'interno del masterclass noi studieremo tutti questi rollout, facendo una comparazione anche con le conoscenze dei materiali ARC Design. Quindi chi ha già studiato i materiali ARC Design sarà più avvantaggiato, perché avrà a disposizione già le conoscenze di quelle che sono ad esempio le riflessioni, le rifrazioni, eccetera. All'interno di questo masterclass quindi noi studieremo tutti questi rollout che parlano ad esempio della componente di riflessione. Sono dei concetti in similitudine ma anche differenti, perché sono più estesi rispetto ai materiali ARC Design come concetto di possibilità di mischiare le controparti tra riflessione, diffusione e così via. Infatti vedremo che sono suddivisi all'interno dell'area, ad esempio della riflessione, diverse tipologie di controllo, ed abbiamo anche un effetto di bump che solitamente non è presente nella controparte infatti di riflessione. Troveremo un'area denominata Metallic Flakes, perché questo materiale è un materiale che va a sostituire anche il Car Paint di Metal Ray. Infatti all'interno dei materiali di Array non esiste un Car Paint, nel senso che Car Paint di Metal Ray non può funzionare, ed è stato integrato direttamente all'interno di questo materiale, che è una struttura molto estese. Vedremo che ci sono dei template, che sono tutti questi, che ci danno la possibilità di introdurre la vernice metallizzata, quindi studieremo anche tutta questa area. Studieremo il base layer, che è la base del materiale, dove noi potremo controllare la diffusione, potremo controllare ad esempio gli effetti di glossy, un effetto nuovo che viene denominato backscattering, che non è presente ad esempio in Metaray, ed è presente invece in Array. E abbiamo anche il controllo della rifrazione, quindi vedete che la struttura è un pochino diversa. Esiste un nuovo rollout che non è stato ancora inserito nei materiali precedenti di Mental Ray, si chiama Volume. All'interno di Volume noi possiamo giocare con un effetto di assorbimento, un effetto di Subsurface Scatterings, che è un materiale SS che è presente in Mental Ray, qui in questo caso è stato semplificato, ed uno spectral dispersion che non è presente nei materiali di Metal Ray e ha un bellissimo effetto per materiali che rappresentano le trasparenze. Poi vi farò vedere qualche immagine. Poi parleremo di anisotropismo. Anche qua vedete che il rollout è diverso, perché è scomposto in tre livelli di rifrazione, scusate, riflessione, base layer e backscattering. E poi abbiamo una pellicola che viene denominata Thin Film, anche questa non è presente nel materiale ARC Design, è una pellicola che viene applicata sopra il materiale. Quindi questo materiale è molto sofisticato, perché lavora con concetti di livello, tipo livelli ad esempio dei programmi di fotoritocco. Noi vedremo come far interagire questi livelli e come replicare anche situazioni, ad esempio come il metallo, l'effetto metallico che è presente ma non ha la tipologia, ad esempio, delle Metal Materials. Nei materiali ARC Design è presente Metal Materials, qui non è presente Metal Materials, però noi lo possiamo comunque replicare, quindi usciremo da quelli che sono i canoni dei rollout per adattare il materiale alle nostre necessità. Emission Glow, la possibilità di creare un effetto di autoilluminazione con Luminance. Questo materiale è fisicamente corretto, quindi vedrete com'è facile creare questa tipologia di emissions glow. Ci sono degli elementi in più rispetto al materiale ARC Design, li studieremo insieme. Geometry,
Sono degli elementi che sono stati riportati anche questi dalle filosofie dei materiali che design, come ad esempio la possibilità di creare un effetto di displacement ed altre possibilità che anche qua studieremo insieme. All'interno del masterclass vedremo anche tutta una serie di template. I template che cosa sono? Sono tutti questi elementi che sono presenti. Come vi ho detto precedentemente, infatti è stato introdotto ad esempio CarPaint, come è stata introdotta la seta, cosa che non è presente nei materiali che design, qui funziona molto molto bene. Qui abbiamo ad esempio la giada, ci sono dei template che sono diversi, quindi sono inediti e noi li analizzeremo insieme. All'interno del masterclass faremo quindi tutta una serie di render. All'interno del render noi studieremo con un'immagine abbastanza semplice per studiare prima quelle che sono le basi fondamentali appunto del rollout dei materiali, vedremo come si introducono ad esempio gli environment, che sono delle mappe all'interno della scena per creare un certo tipo di realismo e come si impostano, come illuminare la scena e come creare delle immagini di questo tipo. Render, vedete, è partito pochi secondi, già vediamo che cosa sta accadendo. In questo caso lavoreremo con due GTX 570, ma si può lavorare benissimo con una sola GTX. Vediamo anche qualche altro tipo di immagine che è presente all'interno di questo masterclass. Qui abbiamo tutta una serie di file che sono stati inseriti. Ad esempio, vedremo anche una seduta open. Questa seduta è un oggetto di design che io ho creato per voi e ci servirà per studiare, ad esempio, la connessione con le texture. Qui vedete che c'è qualche texture inserita all'interno del mio base layer. Faremo un render interattivo, quindi vedremo come si possono modificare interattivamente le mappe all'interno di iRay con una modalità definita Active Shaded. E costruiremo delle immagini, ad esempio, come queste. Quindi vedremo come si possono modificare i parametri interattivamente per modificare i colpi di luce, eccetera. Una cosa che è molto utile perché fa risparmiare tantissimo tempo. Adesso vediamo qualche immagine velocemente. Qui cominceremo a studiare quelli che sono le componenti dei vari rollout, base layer, metal flakes, reflectico hatting. All'interno del masterclass vedremo come si mischiano tutti questi elementi. Qui abbiamo i render che abbiamo fatto precedentemente, qua ci sono altri tipi di render. Vedete, qui abbiamo un effetto di surface, quindi un effetto che viene inserito come surface scattering. Qui abbiamo degli effetti in relazione alla diffusione, di autoilluminazione. Qui abbiamo un inizio di quelle che sono le componenti di trasparenza, perché questo materiale è fisicamente corretto, le componenti per quanto riguarda la riflessione, le componenti per quanto riguarda il backscattering, che è la nuova funzione che vi ho detto. Qui abbiamo un effetto di bump che è molto interessante perché è molto sensibile. E qui abbiamo coating, quindi la mappa di riflessione. E qui abbiamo il concetto del peso della riflessione, vedremo insieme tutti questi elementi. Qui abbiamo un effetto di displacement interessante, una serie di livelli di bump, la gestione dell'effetto di glossy, perché anche qua abbiamo un controllo del glossy che è un pochino diverso. Questo è il metallic paint, quindi la vernice metallizzata. Ne studieremo tutte le proprietà in modo da aumentare e diminuire l'effetto di, ad esempio, colpo di luce, la dimensione della vernice metallizzata per chi si occupa di car design. E poi parleremo del vetro, che è molto utile in ambito architettonico, come si colora il vetro all'interno di questo tipo di render. Poi vedremo come si gestiscono le caustiche. Queste sono delle nuove lezioni perché sono inserite la possibilità di inserire delle caustiche. Questo è l'SS Scattering, che ha la possibilità di creare degli effetti diversi in relazione alle sue impostazioni, e infatti vedete che parliamo di direzione dello scattering. Qui abbiamo un effetto di autoilluminazione in relazione allo scattering. Qui ancora abbiamo un effetto di dispersione
spettrale. L'espressione spettrale ci dà la possibilità di creare della colorazione in relazione a dei parametri molto precisi che noi analizzeremo e sono molto utili per creare, ad esempio, questi effetti, quindi i diamanti con tutta una serie di colorazioni che sono molto realistiche. Qui abbiamo una gestione delle caustiche e gestione di quelle che sono la generazione dell'effetto spettrale e faremo anche delle animazioni. Parleremo anche dell'anisotropismo, quindi dei diversi livelli di anisotropismo e come si controllano questi livelli di anisotropismo, delle pellicole per quanto riguarda le riflessioni che possono essere utilizzate per creare, ad esempio, le bruciature sui tubi di scappamento, sugli effetti cromati, come vediamo in questo caso, è una specie di pellicola che viene utilizzata. Qui abbiamo l'effetto di autoilluminazione. All'interno di questo file c'è solo questo cap che va ad autoilluminare, quindi non c'è nient'altro, non sono presenti luci di riempimento o quant'altro. Qui vediamo come il colore può illuminare in modo autoilluminato la scena, quindi abbiamo un globo autoilluminato. Qui abbiamo un effetto di displacement, vedete come è molto evidente l'effetto del displacement. Qui ci sono altre tipologie di esempi, come la possibilità di creare delle decalcomanie, la possibilità di creare degli smussi. Qui abbiamo delle altre lezioni in relazione allo smusso, perché lo smusso è stato supportato meglio nella Release 2014. Qui abbiamo un altro effetto di displacement più esasperato. Anche qui prenderemo alcune lezioni di Mental Ray e le compareremo con iRay per quanto riguarda l'effetto di smusso, ad esempio sugli angoli degli oggetti o sulla compenetrazione degli oggetti stessi. E vedremo ad esempio le differenze tra i due motori di render e poi qui faremo il render della nostra sedia finale. All'interno dei vari esercizi avremo anche degli esercizi di animazione che sono stati introdotti per una serie di nuove funzioni. Ecco qua ad esempio, qui abbiamo un oggetto che si muove. È una cosa abbastanza semplice, però vedremo insieme come si crea questo tipo di animazione. Qui abbiamo questo elemento in modalità statica e poi lo vedremo in modalità animata. In modalità animata avremo tutta una serie di considerazioni da fare su come si può creare un'animazione semplice di questo tipo e creare poi un render che vediamo via image file. All'interno delle varie immagini abbiamo tutta una serie di file ed inoltre abbiamo anche una serie di comparazioni di velocità tra iRay e i materiali ArcDesign. Vedremo quali sono più veloci. E anche qua ci sono delle novità rispetto alle release precedenti. Qua vediamo la nostra animazione del diamante che ci accompagnerà alla fine di questo masterclass. Vedete che è una cosa molto semplice, però molto di effetto. Vedremo anche come si gestisce la sfocatura delle caustiche, nel senso che le caustiche non hanno un controllo di sfocatura come in Mental Ray, però all'interno dei parametri che noi utilizzeremo, vedremo come si possono sfocare le caustiche e di conseguenza anche tutti i tipi di riflessione. Su questo esempio abbiamo delle caustiche che sono molto nitide. Volendo, noi possiamo creare delle caustiche anche sfocate. Quindi io vi aspetto e vi saluto. Saluti da Mag21.